Terra Amara, trame 31 marzo, apre il pediatrico che porta il nome di Zuleia. Nella nuova puntata della soap Terra Amara in onda venerdì 31 marzo Mugen parlerà a cuore aperto con Fekeli del suo matrimonio con Yilmaz. Mentre Demir andrà in ospedale con la moglie per un'importante inaugurazione. La dottoressa parlerà con il padrino del marito della situazione che si è venuta a creare tra lei e Yilmaz dopo che ha scoperto la verità sul matrimonio forzato tra Demir e Zuleia. Mugen dirà di non riuscire a pensare la sua vita senza il padre del suo futuro bambino. Ma allo stesso tempo di avere paura che Zuleia non uscirà mai dal suo cuore. A quel punto Ali Rahmet, con la saggezza che lo contraddistingue, consiglierà alla ragazza di seguire i suoi sentimenti e di impegnare le sue energie nella famiglia che sta costruendo con il marito. Senza fare pensieri negativi a riguardo. Il vecchio boss rassicurerà la ragazza. Visibilmente scossa, e le offrirà tutto il suo sostegno. Intanto Brice, nascosta dietro un muro della villa, origlierà la loro conversazione e si farà la sua idea a riguardo. Nel frattempo Sanilie, che avrà preso seriamente il suo nuovo ruolo da caposquadra, cercherà di far rigare dritto anche il marito, che tutto fa tranne che lavorare. L'operaio, infatti, al risveglio, avrà come unico pensiero quello di fare colazione. E così correrà in cucina dalla sorella per chiederle di preparargliela. Poi, sentirà i coniugi Yaman uscire dalla villa e si precipiterà in giardino per aprire lo sportello dell'auto all'imprenditore. Demir, però, lo caccerà via in malo modo perché sarà ancora arrabbiato per i poli avariati che l'ex capomastro ha acquistato da Atip, rovinando la cerimonia per la circoncisione dei bambini del villaggio. Il figlio di Unkar si metterà in macchina insieme a Zuleia, durante il tragitto. Le ribadirà tutto l'amore che prova per lei e per la famiglia che hanno messo in piedi e che comprende anche il piccolo Adnan. Nel frattempo Mugen si renderà conto che il ciondolo che si trovava nel cassetto non c'è più, e così scoppierà in un pianto disperato. La dottoressa si sfogherà con la zia e le racconterà della lettera che Zuleia scrisse a Yilmaz anni prima in cui gli ha raccontato la verità sulle nozze con Demir. Beice, però, rassicurerà la nipote dicendole che non deve pensare al passato, perché ora lei rappresenta il futuro di Yilmaz. Un incoraggiamento che darà a Mugen la spinta per credere di nuovo nel suo matrimonio. Intanto i coniugi Yaman e i coniugi Akkaya arriveranno in ospedale per l'inaugurazione del nuovo reparto pediatrico. Il governatore ringrazierà il benefattore del progetto, Demir Yaman, e farà tagliare a lui il nastro rosso. Non appena il telo che copre l'insegna cadrà, si leggerà chiaramente il nome di Zuleia Yaman. Demir, infatti, avrà fatto dedicare il nuovo servizio per bambini alla moglie, lasciando senza parole Yilmaz e Mugen.